stiamo commettendo un'indiscrezione. Ci siamo introdotti nell'auditorio M della RAI. Riconoscerete subito questi attori di cui vi è familiare la voce. Dalla cabina di regia Silvio Gigli dà l'attacco al maestro Filippini che attacca. Signori, Briscola! Settimanale umoristico radiofonico di Brancacci, Calcagno, Faele, Puntoni, Tristani e Verde. Orchestra diretta da Gino Filippini. Regia di Silvio Gigli. Sì, ma non crediate di assistere alla completa trasmissione. Vi presenterò i nuovi personaggi. Romoletto e Don Cicillo già li conoscete. Eccovi ora Aspasia, la voce umana. E avrei taciuto perché t'appartenor, Reastevo. Perché t'appartamento e stavo, perché t'appena stavo, me la pianti, signorina, si tolga di mezzo, non sente che mi fa impaperare. Perché t'appartenevo, Astor, è tutto, tutto avrei sopportato, Astor, e anche incontrare il direttore del giornale, che pubblica ancora le memorie del cognato, del cugino, del cuoco Hitler, e non spaccargli la testata, ma restituire l'ombrello al suo proprietario, no! Questo grida vendetta, anatema, mille volte anatema, mi lasci salutare, signorina, addio, Astor, oh! Datemi un italiano vivo da far sanguinare a lungo in un'alcova d'oro con la visione della nota dei libri di testo da pagare se vuol mandare i figli a scuola. La tua Martinichetta ti fa la notte di, il mondo è barzelletta ma molto più scicci. All'Arsenichetta affondiamo il pungiglione su ogni manifestazione d'arte. Ma è vero che la musica dodecafonica è all'avanguardia? Certo, sono stati completamente aboliti gli accordi, ma i pareri sono discordi e sconcordi. Ah, e a chi piace? Ai sordi. 12 temi piuttosto astratti sono il sostegno a 12 fatti. 12 trombe, 12 piani, 12 pezzi batton le mani. Attualità, Pellegrini a Roma. Ho un pellegrino sulla scarpa, ai! Che mi fa tanto tanto male, ai! Io lo butto giù, lui ritorna su, con quel pellegrino non resisto più. Chiedo permesso anche in danese, ai! In giapponese e in finlandese, ai! Pure tutti!